Liberi.tv, Reggio Calabria, alle nostre spalle un corteo bellissimo perché si tiene proprio oggi il secondo Pride calabrese in questa regione. Siamo in compagnia di Flavio Romani, presidente nazionale di Arcigay, al quale chiediamo l'importanza di essere qui oggi e soprattutto di questo bellissimo corteo, di questa bellissima manifestazione che a Reggio Calabria dà colore e non grigio, come diceva qualcuno poco fa. È una, anche a Reggio siamo qua quest'oggi per questa manifestazione, per questo Pride che celebra l'orgoglio e la fierezza di noi gay, lesbiche e trans di essere quello che siamo e di scendere in piazza con le nostre facce e con i nostri corpi per andare contro chi ci vorrebbe nascosti nel buio, messi nell'ombra, di chi ci vorrebbe far vergognare di ciò che siamo. È il 15° Pride, questo è l'ultimo Pride di questa lunghissima ondata che ha percorso tutta Italia e che dal 6 giugno ha toccato 15 città d'Italia. È un corteo bellissimo, lo vedete, ci sono tantissime facce positive, sorridenti e tantissime persone che ci guardano e applaudono con interesse. Noi siamo accolti, lo sapevo, ne ero assolutamente certo, da una città che va molto al di là degli stereotipi a cui molti sono ancora abituati. Reggio Calabria è pronta per una piena inclusione delle persone gay, lesbiche e trans. Questo Pride è il Pride bellissimo che sappiamo che l'anno scorso ha avuto il suo inizio e che ci sarà anche nei prossimi anni, spero. Flavio, un'ultima domanda, dopodiché ti lascio al Pride che sicuramente ti coinvolgerà come ti sta coinvolgendo, anche perché si sta per dirigere verso l'arena dove poi tutte le associazioni parleranno. Quanto è importante oggi la visibilità non soltanto diciamo per le associazioni ma anche per i ragazzi, parlavamo prima con qualcuno delle scuole, essere presenti per combattere fenomeni di transfobia, di bullismo omofobico, ma soprattutto di tutelare la persona, il bambino, e far capire quello che è realmente importante, ovvero una crescita e uno sviluppo sano. È fondamentale farci vedere per le persone che siamo. Siamo persone, come dire, con le nostre storie, con le nostre vite, con i nostri amori, viviamo in questa società, siamo i vicini di casa, i compagni di banco, i compagni di lavoro, possiamo essere i medici, che non so, i vigili, i poliziotti, qualsiasi persona. Noi siamo all'interno di questa società, per troppo tempo siamo stati nascosti, siamo stati invisibili. Farsi vedere significa farci conoscere e la conoscenza è alla base della distruzione dell'odio, perché l'odio omofobico che per tanti secoli ci è stato versato addosso, che è ricaduto sulla nostra pelle, deve essere sconfitto, deve essere in qualche modo fatto evaporare, e l'unico modo è appunto la conoscenza e l'educazione. Quindi entrare nelle scuole è fondamentale per spiegare anche ai ragazzi chi sono davvero i gay, le lesbiche e le persone trans, al di là di tutti i pregiudizi. E tra l'altro io concluderei con lo slogan di quest'anno, che è No Hate Just Love, ovvero nessun odio solo amore, che è l'amore la nostra risposta a tutte le domande che si pongono magari alcune persone che non conoscono la comunità LGBT. Certamente, No Hate Just Love è lo slogan giusto, lo slogan più adatto, lo slogan che ci può accomunare davvero tutti quanti. Ringrazio Flavio Romani, presidente di Arcigay Nazionale, e gli auguro un buon Pride calabrese. Buon Pride a tutte e a tutti.